Buongiorno a tutti dalla cucina del chef Tittaninus. Oggi prepariamo la pasta con la mia pasta con le lenticchie. Vedete, sono delle pasta, dei rimasugli di pasta fatta in casa, pasta rimasugli dai cannelloni, dalle lasagne che io conservo. Sono qui delle frattaglie di pasta, così, restatini di pasta. Ora abbiamo fatto andare le lenticchie, poi vi scriverò la ricetta per intero. Anche qua vedete, voglio che sia abbastanza cremolante, abbastanza cremosa, quindi omogenea. L'impasto, vedete, con la pasta che sia. Ora io lascio che la pasta rilasci un po', lascio che la pasta rilasci un po' i suoi amidi, in modo che poi si formi la cremina. Quindi spegnerò il fuoco, lascio riposare. Poi potete voi decidere se più asciutta, più o meno asciutta, quindi più a minestra, più pasta asciutta. Vedete, ancora un po' più, questa è un po' più cremosa. Ora poi la lascio riposare in modo che si crea un po' di cremina, l'amido rilasciato assieme alle lenticchie, leghi e faccia questa piccola cremina naturale. Ciao ciao, a dopo, buon appetito! Eccolo qua il pollice. Buon appetito! Rieccoci carissimi amici. Allora, sono passati 7 minuti, 6-7 minuti. Apriamo la pentola. Eccolo qua. Vedete come la pasta e lenticchie. Abbiamo la fogliolina di alloro. La possiamo togliere. Guardatela come si è ripresa, come è diventata più cremosa. Vedete l'amido? Ho fatto l'amido. Metto un po' più da lontano perché il vapore fa il fumo. Guardate, vedete? Guardate come si è proprio rappresa. Ho fatto la cremina, vedete? A me piace un po' più asciutta, non proprio asciuttissima, ma cremosa, cremolante. Vedete la pasta? In questo caso le mie frattaglie di pasta che sono avanzate dagli altri giorni, pasta fresca, rilascia, ecco, fumo in Valpadana, nebbia in Valpadana, rilascia l'amido che poi a contatto con i liquidi e delle proteine si forma questa cremina, questa bechamel naturale. Guardatela che bella, guardatela che bella, guardatela come cremosa. Io poi, quando poi chiuso la pentola, ho messo un po' d'olio d'oliva, un po' di prezzemolo e lasciare un po' mantecare come fosse il risotto. Lo stesso procedimento, mi allontano così le nebbie si diradano. Ecco, rivado giù. Ora non mi resta che poi impiattare, lasciarlo decantare ancora per qualche minuto e poi impiattare. E poi la mise en place è servita in tavola. Ve la faccio ancora vedere. Eccola qua, guardate la cremosa. Guardate come è chiamata. Eccola, guardate l'onda, la sua onda. Tutto l'onda, pasta con lenticchie alla mia moda, alla chef Tittaninus. Ciao a tutti, buona domenica e ancora buon fine settimana e soprattutto buona pasta e fagioli. Scusate, ma che sto buona pasta e lenticchie, scusate, fra fagioli, lenticchie, ceci. Buona pasta e lenticchie alla moda del chef Tittaninus. Ciao a tutti. E al momento magico dell'impiatto, la guardate, zoomiamo un po'. Ecco, vedete, ormai. Guardate com'è diventata cremosa. Poi ripeto, sono gusti. Chi la vuole più? Guardate, guardatela, guardatela, guardatela. Guardate, vedete, vedete, vedete. L'onda, la cascata di. Ecco, vedete, ecco. Quindi io la preferisco così, però volendo la potete asciugare ancora di più oppure lasciare come una minestra. Allora, la impiattiamo. Con gli ospiti non mettete, non riempite tantissimo il piatto. Eccola qua. Poi potete guarnire ancora con un pezzettino di prezzemolo sopra. Ecco la mia pasta e lenticchie. Ciao ragazzi, vi auguro una buona domenica alla faccia del Covid e quelli che ci vogliono male. Zoomiamo, zoomiamo, mettiamoci, tuffiamoci dentro, tuffiamoci dentro. Eccoli qua. Allora, grazie ragazzi, buona domenica, buon fine settimana alla faccia della zona rossa. Dobbiamo andare avanti senza aver paura. Questa è la mia pasta e lenticchie. A voi la vostra. Provate anche voi e poi mi direte. Ciao a tutti, buona domenica, buon appetito.